Ragazzi, è da un po' che non ci si vede sul canale, infatti sono stato un po' impegnato con l'università, i vari lavori, eccetera. Oggi però ritorno con una novità. Infatti, molti di voi conoscono questa motosega qui. L'ho riproposta nelle storie, comunque se non mi seguite seguitemi su Instagram per restare un po' sempre aggiornati. Però detto questo, questa è la mia prima motosega che ho avuto in pratica, che ho preso un'Alpina che comunque costava poco, la qualità era un po' quella che era. Ho fatto anche su questa un upgrade. Quindi, come vedete, barra carving e catena un po' con il passo un po' più corto per essere un po' più preciso. È una motosega che comunque anche oggi, almeno per me, è andata sempre bene. Non mi ha mai dato problemi. E per chi deve iniziare a fare lavori di giardinaggio, comunque vuole un attrezzo che costa poco e che sia secondo me abbastanza valido, vada su questo qui. Ma torno con una grande novità, perché ho fatto l'upgrade. Infatti, ho preso questa Shin Daiwa, sempre da potatura. Insomma, siamo tutto in un altro mondo. Allora, notate prima di tutto la differenza di, non so se si vede, di dimensioni. Infatti, allora, questa qui ha un motore da 27 di cilindrata e pesa abbastanza, poi comunque non è una motosega professionale, ma è su un livello hobbistico. Invece questa qui è una cosa fantastica, è una motosega professionale identica alla Eco, solo che questa è Shin Daiwa. E anche qui troviamo già in dotazione barra carving con una catena molto molto più fina di questa, anche se comunque la barra è molto più corta. E l'ho presa specialmente per il suo peso, perché volevo un prodotto di qualità e insomma è bellissima, giapponese. La barra è una barra ripiena di resina, quindi alleggerita. Motore invece del solito 25, questa qui è 27, qui abbiamo un 18, ma un 18 che mena, mena, mena veramente parecchio. È una motosega che comunque viene presa specialmente dai tree climber per fare potature ad alta quota. E niente, ora guardiamo un po' la panoramica di queste due, anzi, o meglio, solo di questa qui. E oggi faccio un video solo un po' così introduttivo, ve la faccio un po' vedere, e dato che piove, poi nei prossimi giorni la andremo naturalmente a testare, la metterò alla prova e vediamo quanto vale, se poi ne valso l'acquisto. Ora vi lascio qualche clip giusto un po' così hollywoodiane. Ora, oltre a queste due, come avete visto, lì dietro c'è un tagliasiepi che lo riconoscete, e questa qui anche che è nuova, questa è una EFCO, l'ho riproposta sempre nelle storie, e anche questa poi dovrà essere testata un po' di cose. Tagliasiepi me l'avete chiesto, un Greenworks da provare, poi lo testiamo magari insieme quando magari non piove, e vi lascio alle clip.
arrivati nel luogo dove farò il test di questa piccolina qui e mi sono messo anche la pettorina per la GoPro, almeno da avere diversi punti di ripresa oltre al telefono. E devo dirvi anche una cosa, ovvero che sono stato un po' impreciso nelle clip precedenti. Mi sono accorto di aver detto che questa è una 18 di cilindrata, invece è una 25. Una cosa imprecisa, l'ho voluta chiarire. È una 25, anche se non sembra, perché dalle dimensioni è veramente veramente compatta. Inoltre, venendo qui mi sono accorto della sua praticità, ovvero che io me l'ho messa nello zaino, a vuoto, con i serbatoi scarichi vuoti, pesa veramente veramente poco, si porta veramente bene in giro e niente, quindi direi di fare i pieni e di iniziare un po' così a fare qualche taglio qui per ripulire la situazione. Ah, dimenticavo, vi ricordo di iscrivervi al canale. Giunti alla fine di questo video e voglio darvi un po' di considerazioni su questa macchinina qui. Ora taglia veramente veramente bene, non sbava, il taglio è pulito, veloce, preciso. Come motore ha veramente una grande potenza, una grande anche coppia. Sicuramente la cosa che fa la differenza a mio avviso è sia la catena, che è una catena molto molto fine, che fa veramente degli ottimi tagli. Devo regolare, aprire un po' di più il flusso dell'olio, dato che vedo che è leggermente asciutta la barra e la catena. Oltre a questo, stavo guardando un po' i consumi dopo all'incirca, ora non ho registrato tutto, comunque una mezz'oretta, tre quarti d'ora di tagli continui, ho all'incirca un quarto di serbatoio, ma mi è rimasto poi di serbatoio di miscela, poi mi è rimasta all'incirca metà serbatoio di olio, quindi è una cosa che è buona. Sappiamo che quando abbiamo finito la miscela abbiamo comunque un po' di olio. Che dire, io sono veramente contento di aver fatto questo upgrade. Penso che è la motosega più adatta al tipo di lavoro che vado a fare, per fare potature, per fare qualche taglio così santuario. Mini abbattimenti, anche se la catena e la barra sono corte, comunque si può benissimo fare.
E poi niente, basta. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questi macchinari qui. Se volete altri video di questo genere o di se volete provare altre cose. Questo video si conclude qui e noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli!